tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi un video un po' giocoso, un po' diverso dal solito. Infatti ho voluto realizzare la challenge, se così la vogliamo definire, del viso a metà. Quindi un lato è truccato con prodotti high-end, quindi di alta profumeria o prodotti professionali, e un altro lato con prodotti drugstore o comunque un pochino meno cari. La cosa divertente, anche se ovviamente non è farina del mio sacco, questo video gira ormai su YouTube da diversi anni, dicevo, la cosa divertente sarà che io non vi dirò qual è il lato costoso e qual è il lato meno costoso, lo scoprirete solo a fine video. Intanto voglio che vi concentriate su ambo i lati e vi iniziate a fare un'idea su quale secondo voi è il lato più snob da sciura e quello invece più poraccio, se così lo vogliamo definire. Quindi io vi lascio al tutorial, mi raccomando, fermatevi fino alla fine per scoprire quali dei due lati è cosa. Allora, eccoci qua, faccia completamente struccata, cominciamo subito. Come vi ho detto nell'introduzione, non vi farò vedere, cercherò di nascondere i prodotti, così vi potrete iniziare a fare un'idea su quale sia il lato high cost e quello low cost. Quindi cominciamo dalla base. Da un lato applicherò questo nuovo primer mattificante di Rimmel che ho ricevuto da poco, che si chiama Matte Primer, e dall'altro lato applicherò il Fenty Beauty, il Pro Filter Instant Retouch Primer. È la prima volta che mi trucco a metà, chissà che cosa uscirà. Passiamo poi al fondotinta. Per il lato economico utilizzerò questo fondotinta di Rimmel, il Lasting Matte, che promette un effetto lisciante full coverage, perfetto appunto per un effetto opaco, e è la prima volta che lo provo, mi è stato inviato da poco dall'azienda, quindi sono contenta di provarlo. E dall'altro lato, per quanto riguarda la parte high end, applicherò il fondotinta di MAC, lo Studio Fix, che più o meno ha le stesse caratteristiche di quest'altro, quindi insomma mi pareva carino comparare i due. Passiamo adesso all'altro lato. Bene, allora, passando ai correttori, voglio utilizzare questi due. Uno è il Lasting Matte, sempre di Rimmel London, quindi per avere una similitudine di marchio e di performance, e appunto per l'altro lato questo di MAC, che è il Mineralize, e nulla, procediamo all'applicazione random. Ovviamente andrò con le dita, se no mi sgamate al volissimo. Vado anche sulla palpebra per fare da primer. Iniziate già ad intravedere qualcosa oppure no? Che dite? Come cipria un po' più costosa userò la Mineralize Skin Finish di MAC, che è in questa colorazione così, neutro giallina, e per il lato un pochino più low cost userò la cipria di Erichioba Elizabeth. Andiamo subito! Passiamo adesso a fare contouring. Da un lato utilizzerò la contour palette di Dior Backstage, che è, come tutti ben sapete, un quad, e dall'altro lato utilizzerò le terre di Mulac. Come
blush low cost utilizzo questo di Mulac, mentre come versione più costosa questo di MAC, che è Pinch Me. Adesso una delle parti che aspettavo di più, ovvero quella degli illuminanti. Infatti mettiamo a confronto la palette amatissima di Dior Backstage, la 01, e il Basic Marble di Gaia. vediamo che succede. Qui è una bella lotta, eh? Beh. E diciamo che più o meno il viso è finito, quindi mi raccomando, pensate bene, lato destro, lato sinistro. Ok, adesso passiamo alle sopracciglia, che farò off camera perché sennò distinguerete le matite. Comunque userò queste matite Kiko per la versione economica e sempre MAC per la versione più luxury, queste qua, quindi le faccio off camera e torno subito. Ecco qua, allora le sopracciglia sono più o meno a posto e adesso passiamo agli occhi. Dunque, due cose totalmente diverse. Da un lato userò la Metropolis di Natasha Denona, agognatissima. Non l'ho mai provata, l'ho solo swatchata adesso poco fa per decidere che colore utilizzare. E da un altro lato le palette di Morphe del bundle di Jaclyn Hill. Ne ho scelte due, anche se probabilmente ne userò una sola, perché somigliano un pochino come schema colore alla Metropolis, perché hanno comunque, una delle due ha dei verdi, ha dei rossi molto accesi. Cerco di mostrarvele insieme senza distruggere niente. Spero vediate, perché l'inquadratura è molto stretta. E ho deciso di andare con i verde oliva e oro. Faremo una cosa un po' strana, così proviamo pure sta Metropolis. Allora inizio con un colorino, diciamo, zabaione giallino, che è questo qui nella Metropolis e questo qui Access nella palette Armed and Glorious di Jaclyn Hill. Mi sto divertendo da matti. Aggiusto da questa parte con un altro colore perché erano un po' diversi. E poi vado con i verdi Top Secret e qui penso che utilizzerò un mix tra Lethal and Troop, che sono questi due verdi. Vediamo un poco. Bene, adesso continuiamo andando con un bel giallo verde oliva, diciamo, e dalla sempre Arden Gorgeous prenderò Coin, che è questo color proprio oro, mentre invece dalla Metropolis prenderò Imperia, che è anch'esso un giallo oro. Pulisco bene il pennello. Aggiusto questo lato perché il colore è un po' diverso, prendendo un'altra sfumatura di oro. E poi come top coat, rifinitura, quello che vi pare, vado con Classified, che è questo appunto top coat glitteratino, sempre dalla Hard and Gorgeous. Tra l'altro quest'altra praticamente non l'ho manco toccata. E invece dalla Natasha Denona prenderò Orium, che è anch'esso un top coat verdino mezzo trasparente. Li metterò entrambi con le dita.
illuminanti di prima, faccio un punto luce, quindi momento off camera. Infatti voglio mettere a paragone, sfidare due eyeliner molto diversi tra loro, il Perversion Waterproof di Urban Decay e lo Sleek Fierce Felt Liner. Eccoci qua, eyeliner messo, e adesso è la volta della rima inferiore e voglio andare con una matita marrone e la sfida è tra Sombra di Neve Cosmetics e questa matita di Lancôme, le Crayon Col 02. Anche qui purtroppo off camera perché sennò mi sgamate subito. E fisso poi intorno con i verdoni di prima. E adesso il momento del mascara, e su un occhio metterò il Colossal di Maybelline e sull'altro il mio mascara preferito di Liquid Flora. Faccio una seconda passata con lo scovolo usa e getta, almeno qualcosa vedete. Non ci ho pensato prima di fare con lo scovolo usa e getta. Bene, siamo arrivati allo step finale, ovvero quello delle labbra. Ho liberato i capelli dal cerchietto perché mi stava a scoppiare il cervello e andiamo subito. Qui abbiamo due rossetti dal colore davvero davvero simile. Si tratta di Top di MAC e di questo rossetto di Rimmel London, il 700 Extremely Bare. Questo è quello di Rimmel e questo è quello di MAC. Fare metà bocca mi fa molto ridere. Ragazzi, il video è finito, è stato piuttosto impegnativo, devo dire, trovare delle corrispondenze di amorosi sensi per i vari colori, però penso che il risultato sia abbastanza fedele, insomma ci si potrebbe anche uscire. E dunque, siete pronti per scoprire qual è il lato costoso e qual è il lato meno costoso? Rullo di tamburi! Bah! Questo lato qui, quindi il destro, la mia destra, è il lato low cost, mentre invece il sinistro è quello high end. Io penso che per alcune cose si potesse notare la differenza, specialmente nell'illuminante e nella luminosità degli ombretti. Per altre cose devo dire che invece sono rimasta piacevolmente stupita, riguardo per esempio la palette di Moolah, che è quella di Dior, e anche il blush, insomma, sono rimasta piuttosto sorpresa in positivo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se vi siete divertiti e che cosa, insomma, ne pensate dei prodotti e se soprattutto avete azzeccato il lato giusto. Quindi se il video vi è piaciuto fatemelo sapere tramite un pollice in su ed iscrivendovi al canale se non lo avete ancora fatto. Io vi mando un bacione e vi aspetto la prossima volta. Ciao!